Oggi scopriamo i luoghi di Matilde. Sono una serie di luoghi dove la contessa Matilde di Canossa nel 1077 conciliò diplomaticamente la pace tra l'impero e il papato. Il castello di Canossa sorge su una rupe di arenaria bianca e fu proprio la sede ufficiale di questo periodo di pace. A pochi chilometri troviamo il castello di Rossena, edificato nel 960 dal conte Adalberto Atto, bisnonno di Matilde, un vero e proprio gioiello architettonico perfettamente conservato. Proseguendo la via Matildica troviamo la chiesa Madonna della Battaglia. Prende questo nome proprio dallo storico scontro tra gli eserciti dell'imperatore tedesco Enrico IV e la contessa Matilde schierata con il papato. Infine c'è Votigno di Canossa, un piccolo borgo medievale nascosto tra le verdi colline emiliane. Questo borgo venne fatto costruire nell'11 secolo per offrire rifugio ai soldati della contessa. Non a caso l'edificio più alto è proprio la torre di avvistamento che fungeva da guardia per eventuali assalti nemici. Esiste inoltre un percorso che passa proprio per queste terre chiamato la via Matildica del Volto Santo, che parte da Mantova